Ma è chiaro che questi passaggi sono passaggi che insomma, creano ovviamente fibrillazioni in maggioranza, non si risponde soltanto con la caserma, nel senso di dire tutti compatti, si risponde con la politica, si risponde appunto con una nuova linfa, diciamo, di unità su un progetto però comune di rilancio. Che poi ci saranno sempre, io ne ho visti, diciamo, di passaggi in questo Senato. Senato è sempre un po' l'anello debole perché i numeri sono così e quindi c'è sempre qualcuno che è alla ricerca magari di una possibile ricandidatura per le prossime elezioni. Se può interessare, io posso donare, diciamo, una statistica in cui si spiega che tutti quelli, per esempio, usciti nella scorsa legislatura dai vari gruppi, soprattutto dai 5 Stelle, non hanno poi trovato, diciamo, nessun luogo dove poter essere ricandidati e non ce n'è uno che comunque, come vedete, è stato, come dire, riconfermato in questa legislatura. I passaggi di casacca possono sembrare allettanti perché qualcuno li promette, ma nessuno si mette in casa i trasformisti e soprattutto li ricandida.